Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia. In questo luogo Padre Pio ha dimorato per diversi mesi, dal febbraio del 1916 al settembre del 1916. Raffaelina Cerase fu un po' lo strumento di Dio che portò questo frate cappuccino di nuovo in convento. Raffaelina, che morì il 25 marzo del 1916, assistita proprio da Padre Pio in bilocazione mentre lui era qui di notte. Raffaelina morì, si offrì vittima proprio per questo giovane sacerdote cappuccino, Padre Pio. Perché oggi accanto a Raffaelina? Perché vogliamo raccontarvi quello che è stato l'impegno di un'altra figlia spirituale di Padre Pio, di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa. Parliamo di Maria Pile, ovvero Maria l'Americana, come la chiamavano a San Giovanni Rotondo. Fu chiesto personalmente da Padre Pio alla ricca benefattrice americana Maria Pile, tanto devota del cappuccino stigmatizzato, di costruire un convento e la chiesa a Pietrelcina, nella sua terra natale. Padre, posso costruire un convento a Pietrelcina? E Padre Pio rispose: sì, fai presto, che sia dedicato alla Sacra Famiglia. E così accadde, dedicata alla Sacra Famiglia, proprio come volle Padre Pio. Una consacrazione importante perché è legata ad una storia anche particolare, com'è la storia straordinaria di Padre Pio, avvolta proprio da una profezia, questa costruzione e questa presenza proprio all'ingresso di Pietrelcina. Sulla scelta del luogo dove costruire questa chiesa è proprio questa profezia che diede un'indicazione chiara. Che cosa era successo? Proprio negli anni di permanenza di Padre Pio, giovane sacerdote a Pietrelcina, insieme ai seminaristi e insieme allo stesso parroco del paese, Don Salvatore Pannullo, si usava a fare in serata delle passeggiate quasi verso la periferia di Pietrelcina. E proprio arrivati ad un certo punto, racconta un testimone oculare, Don Salvatore ci fece zittire per ascoltare ciò che diceva il forgione. Sentiva un coro di angeli e delle campane che suonavano a distesa da un luogo non lontano da noi ed indicava col braccio e con la mano tesa verso il luogo destro della strada. Noi tutti, racconta il testimone, non udivamo nulla e il silenzio fu poi rotto dallo scroscio delle nostre risate perché non credevamo a quello che diceva il forgione. E proprio in quel luogo che veniva indicato con la mano nella via Gregaria, allora via Gregaria, dal giovane cappuccino che ascoltava questo coro di angeli, oggi vi è il convento dei frati minori cappuccini che, eredi della spiritualità di Padre Pio, continuano ad accogliere i tanti pellegrini che giungono quotidianamente nella sua terra natale, a Pietrelcina. Però